Ben ritrovato al consueto appuntamento d'incontro. Gli ospiti della trasmissione di quest'oggi sono due, sono Davide Zanetti, che è il presidente del gruppo sportivo I Lupi Team, e con noi c'è anche Lorenzo Sorigo, che è responsabile tecnico dei percorsi e della gara della quale andremo a parlare adesso. Di che gara parleremo, Davide? E parliamo del Trail degli Eroi che quest'anno si trova alla sua 11ª edizione. Tre degli eroi già fa capire dove potrebbe essere, ma dove si Si svolge? svolge nel Grappa, perciò nel comprensorio del Grappa, Cima Grappa, e ricalca tutti i percorsi, o perlomeno una parte dei percorsi, che sono stati ricalcati nella Grande Guerra dai militari e dagli alpini soprattutto. Appunto nel periodo della Grande Guerra. Loro lo facevano a passo militare, mentre qua si richiede invece la corsa. Scegliere i percorsi, Lorenzo, su che base si scelgono i percorsi? Beh, appunto si cerca di passare per i punti caratteristici, quelli ovviamente Cima Grappa deve essere per il Trail degli Eroi la tappa fondamentale. E poi, in base anche alle difficoltà, si cercano dei percorsi che la gente possa, in cui si possa esprimere, diciamo, quello che è il loro allenamento che hanno fatto durante l'anno, ecco. Sì, poi naturalmente ci sono tre percorsi, li racconteremo, intanto qui facciamo vedere anche qualche immagine e qualche filmato che è stato preparato proprio per spiegare a coloro che si iscrivono. A proposito delle iscrizioni a questa gara, sono già aperte? Sono già aperte, stanno andando via molto bene, vengono fatte o sul sito del Trail degli Eroi tramite il portale di VedoSport o anche presso i punti iscrizione che sono dei negozi amici che permettono agli atleti di andarsi a iscrivere proprio presso di loro. Immagino che una delle caratteristiche dei percorsi sia anche il numero di atleti che vi possono partecipare. Ci puoi dire i tre percorsi, molto velocemente poi andiamo anche ormai in particolare, e quante persone possono partecipare? C'è un limite, speriamo che sia raggiunto ovviamente, ma siamo sulle centinaia di atleti che poi nelle varie distanze si possono Quali cimentare. sono le distanze? Le distanze sono la Sky, sono 21 km molto ripidi, ecco, delle salite molto importanti, e la 46, che è il Trail degli Eroi, la classica distanza di 46 km, e invece per chi ha più fiato e più gambe c'è la 64 km dell'Ultra Trail degli Eroi. Si intersecano tra di loro questi Sì, ci percorsi? sono delle parti comuni, ovviamente chi fa l'Ultra sostanzialmente ricalcherà tutti e due i percorsi più brevi e anche qualcosa di più. Ecco, Ecco. per evitare l'affollamento immagino che partano a orari differenti. Sì, partiranno orari differenti e anche all'interno di ogni partenza, in base alle disposizioni, diciamo, del Covid, ci saranno anche delle partenze a scaglioni, a wave, come si dice in gergo Allora, noi ne tecnico. abbiamo già parlato anche lo scorso anno, Davide, sei tu un po' l'anima assieme al gruppo di questa gara, che è nata nella parte trevigiana però. È nata nella parte trevigiana, d'altra parte noi siamo padovani e il Grappa noi lo vediamo quando arrivando dalla parte trevigiana. È partita dalla parte trevigiana e negli ultimi anni invece l'abbiamo portata nella parte bellunese, perciò si rende il Grappa. Questo perché abbiamo scoperto in questi anni che esiste anche la parte bellunese. E abbiamo deciso di proporla agli atleti e perciò questo è il quarto anno che partiamo da Serin del Grappa. E quest'anno partiamo proprio dal centro del paese. Perciò una Sì, cosa. per spiegare, perché sai che i bellunesi sono molto irascibili e suscettibili, scoprire vuol dire che dall'altra parte ci sono dei percorsi particolarmente affascinanti, ne ho fatti parecchi e si dà per scontato che debba essere quello il tracciato, poi si viene a sapere che anche di qua. Beh, di qua devo dire che abbiamo scoperto con grande piacere che i percorsi sono altrettanto belli, non voglio dire più belli o Sì. meno, perché sono altrettanto belli. Sono un po' più aspri,
e più impegnativi rispetto a quelli trevigiani. Questo effettivamente dobbiamo dirlo. Senti, Lorenzo, andiamo gara per gara. La prima, allora, la più breve, si fa per dire, 21 sì. chilometri, che tracciato fa molto sinteticamente? Sì, allora, tutte le gare partono dal centro di Serena del Grappa e si raggiungerà la cima del Tomatico, che è il monte più alto che si trova lì. E poi si ridiscende, non è che si fanno grandi giri, però questo implica delle salite molto impegnative, molto ripide, e delle discese altrettanto tecniche che sicuramente sono apprezzate dai cultori di questa specialità, che appunto è la Sky, quindi è una cosa molto, molto intensa e veloce. Ecco. Senti, secondo io ci sono stato al Tomatico, peraltro è uno dei monti che mi piace di più, salire e poi portare anche le persone. C'è il sentiero quello dritto oppure c'è la strada sterrata? Gli fate fare il sentiero? Ovviamente, sì, sì. Quindi si arriva certo. Poi alla Forcelletta, che è a pochi metri dalla cima. Sì, poi in realtà si ridiscende, si va verso le Malghe Pauda. Sì. E poi si torna su per un prato molto ripido. Che verso il Monte Santo. Esatto, no? Si fa le creste del Monte Santo, Monte Sassumà, e poi si scende in picchiata. I primi, è una gioia vederli come scendono. Se si sa scendere, altrimenti ci si fa male. Il secondo percorso? Il secondo percorso invece dal centro di Serena punta dritto a Cima Grappa, passando quindi per Valdumella, il primo ristoro sarà lì, e poi si faranno tutte le creste da Monte Fontana Secca a poi l'alta via, diciamo, degli Eroi, Solaroli, appunto fino a giungere a Cima Grappa, per poi, novità di quest'anno, invece di tornare sostanzialmente indietro per lo stesso versante, si scavalla diciamo dall'altra parte del versante di Cima Grappa e si ridiscende per la valle di Serena, e quindi si toccheranno, diciamo, Pian della Cesa e i Col dei Bof, che sono dei punti spettacolari, bellissimi. Anche soprattutto coloro che sono del posto riconoscono piuttosto bene. Esatto. Terzo percorso, molto velocemente? Molto velocemente, è un po' quello che ho già detto, però nel senso che si parte e si andrà sul Tomatico, sarà l'alba, quindi vedrete l'alba, chi farà questa gara, a parte forse i primi che sono velocissimi, che non si accorgeranno neanche, ma vedranno l'alba sul Tomatico e poi scenderanno e si ricollegheranno al percorso del trail che ho già descritto. Ecco. C'è una filosofia che sottende all'attività del gruppo del quale tu sei presidente, Davide, che è il rispetto dei posti che vengono utilizzati per praticare lo sport che vi piace. Sì, e questo perché il nostro obiettivo è passare per i sentieri, ma lasciarli così come li abbiamo trovati, entrare, non dico in punta di piedi, perché correre sui sentieri non si può correre in punta di piedi, però con questo tipo di atteggiamento, e che deve essere anche un atteggiamento che devono avere tutti gli atleti. Perciò quello che per noi è importante, ovvero il rispetto dei luoghi che attraversiamo, perciò l'attenzione anche a non lasciare i rifiuti, cerchiamo di avere un'attenzione non tanto nel evitare di avere la plastica, ma di utilizzarla nel modo corretto. Perciò prendere e riportarla al punto origine. Questo è il nostro valore principale, il rispetto, che va nel rispetto dei luoghi e poi di conseguenza anche degli altri. E a proposito della plastica, non c'è plastica che non si degradi, oppure si ha l'obbligo da parte, se uno ha la borraccia, di potersela portare. Ma c'è poi un'ispezione successiva del percorso? Beh certo, il percorso che loro tracciano, lui e Valentino, viene prima che partano gli atleti verificato da quelle che vengono chiamate le lepri, che perciò sia tutto in ordine, che ci siano le balise, cioè il segnavia. E poi alla fine invece ci sono le scope. Le scope raccolgono quello che purtroppo può cadere, perché inavvertitamente ti scappa nella velocità o anche nella disattenzione, perché gli atleti, a nostro avviso, nessuno, se troviamo qualcosa per terra, lo fa apposta, ma semplicemente per distrazione. Allora, a quel punto le scope raccolgono quello che trovano per terra ed eventualmente aiutano anche l'ultimo, scopandolo in avanti, ad arrivare all'arrivo, insomma.
Senti, in queste gare è fondamentale avere anche dei punti d'appoggio, dei punti di ristoro. Qualsiasi atleta sa come deve alimentarsi, sa come deve dissetarsi. Quanti sono distribuiti nei tre percorsi? Nel primo, ad esempio. Nel primo percorso c'è un solo punto. Che è quello sull'automatico, immagino. Sì, alla base, appena scesi, diciamo, l'automatico. E mentre negli altri percorsi ci sono tre o quattro ristori, insomma, a seconda della distanza. Ecco. Sono sempre, diciamo, dopo una decina, 10-12 chilometri. Questo è anche un po' la caratteristica del trail running, il fatto di avere un'autosufficienza, quindi saper gestire le situazioni, anche il clima, le situazioni che vengono a crearsi in montagna e in natura, gestendole almeno da un punto vita all'altro, da un ristoro all'altro, poi lì ci si può rifornire, ci si può rifocillare. Ecco. Importante è il coinvolgimento del territorio, perché anche questo può determinare la scelta del campo di gara. Tu hai trovato disponibilità in provincia di Belluno per organizzare questa gara? Ho trovato una grandissima disponibilità, un desiderio di far conoscere la bellezza dei propri posti, in primis nel sindaco di Seren e poi in tutte le persone anche del paese e quelle persone rappresentative, perciò il presidente del gruppo Alpini, della Protezione Civile, della Proloco, che sono una parte importante dell'ossatura dell'organizzazione, perché senza chi è del territorio noi non possiamo farci proprio nulla. Ecco, a proposito di persone che collaborano ma che non fanno parte magari dell'associazione, i volontari, quanti sono? Sono penso il gruppo Alpini e varie altre associazioni di questo tipo. Diciamo che noi arrivando da Padova ci portiamo dietro anche molta della nostra zona, perciò ci portiamo dietro gruppi alpini di Protezione Civile di Padova e ovviamente cerchiamo di coinvolgere principalmente quelli del territorio, perciò ci sono gruppi alpini e di Protezione Civile dei vari comuni che attraversiamo, perciò Quero, Alano, Borso, compreso ovviamente Seren e tutte le zone limitrofe, perché il presidente del gruppo alpini li coinvolge. Protezione Civile, un totale di circa 120 persone fra appartenenti all'associazione e delle varie associazioni, perciò volontari, che ci danno una grossa mano nell'organizzazione. Naturalmente devono mettersi sul posto, insediarsi sul posto prima dell'inizio della gara e seguire e aiutare se ci sono delle difficoltà. Sono coloro i quali presidiano i ristori, che sono lungo il percorso nei punti chiave, nei punti particolari per dare le indicazioni e ovviamente c'è anche tutto l'aspetto sanitario con il soccorso alpino, il SUEM e dei pulmini per chi magari non ce la fa più per ritornare alla base. Allora, a proposito di questa assistenza anche di carattere sanitario, è complesso organizzarla e succede spesso che qualcuno si scavigli, sperando non succeda di peggio? Allora, noi siamo attrezzati e ovviamente è abbastanza una parte onerosa dell'organizzazione, tutta la parte della sicurezza e anche studiare un percorso in modo che sia facilmente raggiungibile poi dai mezzi di soccorso. Però possiamo anche ritenerci abbastanza fortunati perché nell'arco di questi anni abbiamo avuto veramente pochi infortuni anche di lieve entità. Ecco, c'è un limite legato alle caratteristiche meteo che impone che la gara non si svolga? Beh, possono esserci delle ordinanze a livello amministrativo. Se no anche con la pioggia si corre. Abbiamo un piano B. Abbiamo un percorso che evita le parti più esposte e più alte, in modo che anche se dovesse esserci un temporale previsto, comunque delle condizioni che riteniamo non opportuno andare in quota, comunque non sarà proprio rovinata la festa, ma c'è la possibilità di correre allo stesso. E mi piaceva sottolinearlo anche perché c'è molta attenzione da parte di chi fa queste gare proprio per evitare brutte sorprese. C'era una domanda che volevo fare che in questo momento mi sfugge, ma io qui mi sono tenuto questa insegna, questo indicatore. Che cos'è questo? Beh, questo è un prototipo che è stato realizzato da un artista ed è una segnavia di un progetto che abbiamo
ideato nel periodo di calma, perciò l'anno scorso, anche se la manifestazione l'abbiamo comunque fatta, ed è il segnavia del 14 CIP, il viaggio, che è un progetto che ci permetterà di unire tutti i 14 punti rappresentati dai CIP che ci sono nell'ossario di Cima Grappa in un unico percorso ad anello. Che potrà essere fatto al di fuori della gara. Senti, questo indicatore porta, naturalmente qui c'è lo stemma, il logo che ha anche Lorenzo, poi c'è l'indicazione del posto dove si deve arrivare e poi c'è la segnalazione che si può fare in bici, clitta oppure a piedi. E il 5 che cos'è? Scusami. Ma 5 è il numero del segnavia, nel senso che per dare la possibilità a chi intraprende questo percorso di capire che è sulla strada giusta, il cartello prima sarà il 4, il cartello dopo sarà il 6, in modo tale che capisce di essere nella strada giusta e di non aver fatto dei salti. Perché? Perché chi partecipa a questa, non impresa, ma a questo viaggio, deve fare tutti i passaggi che vengono indicati dai vari cartelli, perché alla fine appunto riceverà all'arrivo il trofeo, che è quello che tiene in mano in questo momento Lorenzo, che è il trofeo che viene dato a chi ha completato tutto il viaggio. Quanti chilometri sono? Sono 130 chilometri da fare, programmandoli. Certo. L'obiettivo è quello che sia a piedi o in bici si passi vicino alle maghe e ai rifugi e portandosi dietro una tenda si possa dormire o nei letti dei rifugi o nei prati delle Marghe. Sono già andato molto lungo, però non possiamo dare questa informazione. Quando ci sarà la gara? Il 19 settembre 2021. E l'orario dipende dalla gara, comunque dalle 5 del mattino i primi partiranno e quindi sveglieremo un po' di gente in centro a Serena. Allora ricordiamo che tutte queste informazioni, ma poi molte altre, soprattutto un corposo archivio di fotografie delle edizioni precedenti, filmati e tutte le indicazioni tecniche le troverete sul sito che vedete qui, Trail degli Eroi, lo si digita, lo si trova immediatamente e poi entrando ognuno di voi capirà anche come funziona e quali sono le notizie che lo interessano. Abbiamo parlato del Trail degli Eroi che è alla sua edizione numero? 11ª edizione. E in provincia di Belluno alla terza, quarta? Quarta edizione, ok. Allora in bocca al lupo a Davide Zanetti che è il presidente del gruppo sportivo I Lupi Team che la organizza e un saluto anche a Lorenzo Sorigo che è responsabile tecnico dei percorsi che è una abilità particolare perché poi c'è anche un riconoscimento che può arrivare a livello nazionale per queste gare o internazionale, vero? A seconda delle caratteristiche del percorso. Sì, c'è una certificazione che permette poi di appunto accedere a una classifica e comunque inquadrare chi partecipa sa il livello della gara. Ecco, quindi, perfetto, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento dell'ascolto e della visione dei nostri programmi.